Buongiorno, oggi vi facciamo vedere il nostro settore di zucche. Eccolo qua, questo rettangolo con 7-8 file di zucche. Abbiamo messo tre varietà, le Delica, le Iron Cup e le Violina. E vedete che le piante stanno bene, hanno tenuto bene la siccità, perché qui è da parecchi mesi che non piove seriamente, ma con l'impianto a goccia siamo riusciti a dare sempre da bere, con questa barra con i rubinetti e le canne che vanno a finire in ogni fila con i rubinettini, e questo ci ha consentito di mantenere il terreno sempre umido. E poi la vegetazione, vedete che tiene ombreggiato il terreno, quindi si secca con più difficoltà, rimane un po' più umido. E ecco, qui siamo anche trapiantati per noi, per il consumo domestico, delle lattughe che rimangono in ombra tra una pianta e l'altra. Ovviamente non farà un bel cespo grosso per la vendita, diciamo, ma la foglia è tenerissima e riesci ad averla, perché appunto è in ombra e è sempre da bere con le cannette, quindi è un prodotto in più per noi. Magari erba ce n'è spuntata tra le file, è difficile contenerla senza teli, però abbiamo fatto un lavoro rossolano prima, abbastanza preciso in alcuni punti, in altri un po' meno. Dove le piante sono cresciute un po' più lente, come queste, le Delica, c'è più erba tra una pianta e l'altra, invece qui le Iron Cup hanno una foglia più larga, occupano più spazio e riescono appunto a contenere lo sviluppo degli infestanti. Ecco, le foglie stanno tenendo, non essendoci state piogge e non avendo l'irrigazione dall'alto, tranne le prime file che vengono bagnate un po' dalle leggettine che vanno sui porri. Comunque, insomma, le piante si asciugano e non è partita malattia. Noi trattiamo regolarmente con polvere di roccia e a volte microrganismi, a volte un po' di alga per una concimazione fogliare. E poi con la fertirrigazione gli diamo dei macerati di consolida, di ortica, per sostenere le piante. Ecco, quindi stasera, adesso faremo un trattamento stasera con un po' di zeolite, perché anche con questi caldi aiuta a scremare un po' la foglia dai raggi solari, quindi a proteggerla, diciamo. Ecco, quindi vi salutiamo e vi faremo vedere quando è ora della raccolta. E andiamo in cerca di una piccola Delica prima di salutarci. Vediamo se ne vediamo una. Eccola qua, proprio piccola, piccola. Ce ne sono anche di più grandi, diciamo che per metà fine agosto cominciamo la raccolta delle Delica. Alla prossima, ciao.